Con la pubblicazione sul BUR, bollettino ufficiale della regione, dei nostri strumenti urbanistici del comune di Berceto, RUE e PSC, si conclude un iter che ha visto l'amministrazione impegnata in questi anni a svolgere con celerità tutta una serie di incombenze legate appunto alle farraginose leggi urbanistiche della Regione Emilia-Romagna per dotare il Comune di Berceto di un PSC moderno e di un RUE. E siamo riusciti e abbiamo anche sempre cercato in questi anni con delle varianti di adeguarci a quelle che sono le esigenze del Paese. Il PSC è particolarmente valido nel senso che lo abbiamo fatto redare all'ufficio di piano della provincia spendendo quindi pochi soldi. Abbiamo speso invece per fare poi dei progetti strategici di largo respiro per il comune di Berceto, come sono le due aree di servizio vicino al casello dell'autostrada, che oggi urbanisticamente sono subito realizzabili e hanno anche il parere favorevole della provincia e della regione Emilia-Romagna. Quindi aspettano degli investitori che credono ancora in questo nostro paese, in quest'Italia e nello sviluppo che queste cose possono avere, visto che saranno la promozione sia dei territori che dei prodotti tipici di una delle regioni più ricche d'Italia e una delle province più ricche come la provincia di Parma con tutti i suoi prodotti tipici. Abbiamo messo particolare attenzione a quello che sono i risparmi energetici, quelle che saranno le produzioni di energie rinnovabili, quello che sono gli aspetti storici del nostro paese, anche con la cartina archeologica fatta dal dottore Filippo Lari di Berceto, e anche tante altre incombenze che abbiamo fatto volentieri e abbiamo cercato di renderle molto celeri. L'aspetto più importante è che questi strumenti urbanistici sono stati costruiti veramente dal basso, nel senso che abbiamo fatto oltre 70 riunioni con la popolazione, i cittadini, le varie associazioni di categoria, i geometri che operano nel territorio del comune di Berceto, per cui dovrebbero essere leggi regionali permettendo rispondenti alla nostra realtà. Abbiamo voluto dare anche dei segnali su quello che è la necessità di recuperare tutto il patrimonio edilizio storico molto bello delle nostre frazioni, delle case sparse, e l'altro segnale importante, anche se può sembrare ridicolo e superfluo in un territorio vasto come quello del comune di Berceto, 131 km quadrati, è il risparmio del suolo, nel senso che abbiamo condiviso e accettato tutte le proposte che venivano dai cittadini per togliere, e lo fanno per motivi fiscali, per togliere le aree fabbricabili. Quindi il nostro è un PSC con pochissime aree fabbricabili, per dire comunque meno degli altri PSC del passato, e solo con la previsione di costruire delle cose strategiche a un bene collettivo e non a un bene privato come possono essere le singole abitazioni. L'iter è terminato, è molto lungo, per fortuna che grazie all'ufficio di piano abbiamo potuto risparmiare, e abbiamo cercato poi con queste tante riunioni, che ringrazio anche i tecnici che operano nel comune di Berceto, di renderlo rispondente alle nostre realtà, visto che ha una legge regionale fuori dal mondo, nel senso che impone degli strumenti urbanistici che in Italia andrebbero bene per Napoli, Milano e forse neanche per la stessa Bologna, ma ormai siamo sommersi dalla burocrazia, da tante leggi, e forse aveva ragione, credo, Tacito quando diceva che uno Stato corrotto produce molte leggi, e noi ne stiamo producendo veramente molte.